serie di Wii. Appassionati. Sei giornate al termine, si riduce il margine di errore per la Regina che al minuto zero di questo turno determina la linea play-out. Per il Sassuolo che ha visto erodere il proprio vantaggio in vetta e che non vince da oltre un mese. Appassionati della serie di Win, un saluto da Ricky Buscaglia. 37esima giornata, benvenuti a Granillo. Questa è Regina Sassuolo, match verità per entrambe le formazioni. Fischio Stinelli comincia, Regina Sassuolo. Due su di lui, passa ugualmente Troianiello, sfonda dentro, pallone per Boacci. La zampata di Boacci, terzo minuto, bussa il Sassuolo. Alto il Sassuolo con Missiroli, due volte recupera palla Missiroli, per la terza serve Laribi che manda in porta Boacci che sbaglia anche questa, dodicesimo. Non è la prima volta che vediamo un lancio lunghissimo da destra, specialmente a sinistra, occhio a Sarno, carica il mancino, lo esplode, palla alta sopra la testa di Pomini, apre il gioco per Bianchi, solito schema del Sassuolo, il cross per Boacci. Terza palla gol fallita dal centro avanti del Sassuolo. Completamente cambiato il tridente rispetto all'ultima partita, sta ottenendo discreti risultati, vorrebbe però anche un gol. Lo cerca con Boacci che esegue, ne ha sbagliata una, ne ha sbagliate due, ne ha sbagliate tre. Al quarto tentativo Boacci fa centro e forse esausto, accontentato Di Francesco che voleva di più da Richmond Boacci. Quattro palle gol, tutte per lui entro la prima mezz'ora. E al quarto tentativo buca la porta di Baiocco. Prova a chiudere il primo tempo in attacco. Rodrigo Eli scava per Comi che prende bene la posizione al limite. Stop e tiro, non male l'idea. Esecuzione da rivedere. Sguardo al cronometro per Ostinelli che dà il via libera alla ripresa. Colucci, Armellino. Va da solo la conclusione, Comi, palla a fil di palo, sfiora il pareggio, la Regina. A sinistra c'è Laribi, Boacci continua a tenere palla, poi apre per Troianiello che spara di destro, alto. Cross di Sarno, resta in porta Pomini ed è una buona scelta perché intercetta con la mano il colpo di testa di Armellino. Bianchi riesce a sfondare, mette sulla corsa a Troianiello. Sguardo in mezzo, Missiroli, il gol dell'ex, non festeggia Simone Missiroli, chiede scusa al Granillo, chiede scusa a Reggio Calabria, ma Sassuolo avanti 2-0. Missiroli non ha esultato, ha ricevuto gli applausi. Campagnacci con Pomini fuori dai pali, si divora la palla che avrebbe riaperto subito la gara. Campagnacci, la sponda di Comi per Campagnacci, ancora Pomini attento. Berardi appena entrato è libero, Troiano sterza, va da Boacci, altra palla per il 3-0 per il Sassuolo. Berardi risultale per Troiano che mette nel mirino la porta, Baiocco con Boacci in zona. Fischio Stinelli finisce qui, il Sassuolo riparte da Reggio Calabria, passa 2-0 al Granillo, la Serie A è più vicina.